La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Sintesi multimediale del libro. Paleocontatti indiretti, versione 1.0. Il volume è composto di 23 capitoli per 182 pagine. I primi 18 capitoli sono dedicati alla ricerca di tutti i voli di ricognizione alieni, accaduti dopo il 4100 a.C. sino al 1940 d.C. Questo è possibile grazie all'analisi di Wonders in the Sky, Passport to Magonia, due grandi testi ufologici scritti dall'autore Jack Valley. Dopo il 1900 infatti, valgono le relazioni numeriche già espresse dai modelli ufologici quantitativi per le due culture aliene, in visita sulla Terra. Quindi si propone al lettore la stima sullo stato di natura della tematica UFO ed alieni. C'è anche l'analisi ed il debunking di due casi dell'ufologia paurosa, che erano erroneamente etichettati dagli ufologi classici come casi UFO. Nella parte centrale del libro è poi presente un'analisi critica di vari dossier ufologici, come 1. Il libro bianco del Kuhn, 2. Il dossier cometa, 3. Il rapporto Rockefeller. Esiste anche un capitolo interamente dedicato alle teorie dei complottoni onioni, e dei documenti australiani declassificati sugli UFO. Nella parte finale del libro, il lettore può trovare in appendice 5 capitoli, interamente dedicati a nuove evidenze sul paleocontattone. Ecco una sintesi degli incipit, trattati nel libro. Tra il 6000 a.C. ed il 4100 a.C., un paleocontatto alieno, cultura insettoide, tecnologia UFO tipo low-tech, possibile attorno al 1800 a.C., missione congiunta tra sauri ed insettoidi, per base di prossimità in Sud America, contatto Maya in fase primaria. Tra il 1800 a.C. ed il 1200 a.C., non esistono dati, ma non è da escludersi sporadici voli di ricognizione alieni. Tra il 1200 a.C. ed il 1200 d.C., la cultura insettoide dispone di 30 presenze, con una latenza media di 60.76 anni, sigma 110.7. Sempre tra il 1200 a.C. ed il 1200 d.C., si registra la presenza di tecnologia ufo-low-tech, per 14 presenze, latenza media 115.54, sigma 219.5. Tra il 1200 d.C. ed il 1492 d.C., la cultura insettoide e il paleocontatto in casedopi, a cui aggiungere impiego di tecnologia ufo-low-tech per 14 presenze, con latenza media 19 anni, sigma 24.29. Tra il 1200 a.C. ed il 1492 d.C., la cultura saurica accumula 7 presenze, con una latenza media di 284.83 anni, sigma 327.96. Tra il 1492 d.C. ed il 1864 d.C., la cultura insettoide dispone di 16 presenze, con latenza media 17.40, sigma 19.20, nello stesso arco di tempo tra il 1492 d.C. ed il 1864 d.C., la cultura saurica genera 5 presenze, latenza media 51 anni, sigma 67.7. Dal 1864 d.C. sino al 1929 d.C., la cultura insettoide accumula 3 presenze, latenza media 19.67, sigma 5.3. Dopo il 1945, per la cultura insettoide, valgono le relazioni numeriche già espresse dal proprio modello quantitativo. Dopo il 1900 d.C., per la cultura saurica, valgono le relazioni numeriche già espresse dal proprio modello quantitativo. Curve di probabilità sulla tematica UFO ed alieni, per vari dossier ufologici. 1. Per il libro Wonders in the Sky, la tesi enunciata nel libro è corretta, ma solo il 10.2% dei dettagli è congruente. 2. Per il libro Passport to Magonia, la tesi enunciata nel libro è corretta, ma solo 1.95% dei dettagli è congruente. 3. Il libro bianco del Kuhn non esprime nessuna tesi, il 50% dei dettagli sono incongruenti. 4. Il dossier cometa non esprime nessuna tesi, il 60% dei dettagli sono incongruenti. 5. Il rapporto Rockefeller, la tesi enunciata è corretta, il 40% dei dettagli è congruente. In vendera nella sala ipostila, è possibile osservare l'Oapart foto dalla barca solare di Ra.
esistono tracce indirette nelle pieghe della storia egizia, dell'esistenza delle lampade e degli aereatori di Dendera. La lastra di Palenque è un'opera, ed è correlabile con il gradiente alieno anomalo Maya, e con lo schiacciasassi di Bicus, gli aeroporti di Nazca, il flauto di Totonaco. Tutte queste tecnologie Flowtech sono riconciliabili al 1800 a.C. La clipeologia e la teoria degli antichi astronauti si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente,